Allora, eccoci qui, siamo pronti per partire, intro veloce che dobbiamo fare un bel po' di autostrada. Andiamo dalle parti di Reggio Emilia a vedere due castelli molto belli. Uno, l'importantissimo Castello di Canossa, teatro di avvenimenti storici di importanza proprio internazionale, e l'altro è il suo baluardo difensivo che è il Castello di Rossena, che è eccezionalmente conservato ed è stato ristrutturato ed è molto molto bello. Per cui partiamo e ci vediamo lì già in zona che saltiamo tutta la parte dell'autostrada. Io, ciao! E ok, eccoci qua. Ondera, siamo appena usciti dall'autostrada e adesso ci aspettano una ventina, una trentina di chilometri. Per lo più penso per paesi della Bassa, perché mi sembra di ricordare che non è tanto tanto dentro le valli i due castelli che vogliamo andare a visitare oggi, che sono esattamente quello estremamente famoso di Canossa, di cui racconterò la storia quando ci fermeremo lì in prossimità, e quello meno conosciuto, almeno per quanto mi riguarda, perché non ne sapevo nulla prima di andare la prima volta a visitare il castello di Canossa, quando ho sbattuto praticamente in quello di Rossena, che devo dire, cioè, vale quasi forse la pena andare a vedere proprio quest'ultimo, secondo me. Detto questo, stiamo cominciando a entrare nella valle che dovrebbe essere la Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia ancora, anche se l'abbiamo già sorpassata, siamo comunque tra Reggio Emilia e Parma, l'uscita Terre di Canossa che già ti dice tutto. Qui siamo a Polo d'Enza. Ci stiamo sempre più avvicinando poi alla strada che mi porterà lassù, che è quello che si vede, che ormai già si vede con più precisione, arroccato là, è il castello di Rossena, che a mio giudizio è un gioiello spettacolare. E noi ci infiliamo qua, eccoci qua, castello di Rossena, castello di Canossa. Comunque già bellissimo, già veramente veramente bello. Sì, io quando sono venuto l'ultima volta ero venuto a vedere fondamentalmente il castello di Canossa, famoso, famigerato, importante storicamente, e insomma non mi ero documentato, non avevo guardato tante foto, anzi nessuna, e a un certo punto dico: ah, eccoci, Madonna che bello, stupendo, stupendo. Poi guarda, ma no, questo non è castello di, questo non è castello di Canossa, questo è il castello di Rossena, di cui io ignoravo assolutamente l'esistenza, che io ho trovato semplicemente stupendo. Guarda che bello, eccolo lì, guarda che magnifico. Wow, veramente veramente spettacolare. Mamma mia, con nessuna concessione all'estetica, è ancora proprio, è proprio una struttura totalmente difensiva. Bellissima, bellissima. Ecco voi, signore e signori, il castello di Rossena. Bellissimo. Adesso ci fermeremo, ne parleremo un attimo, vi racconto giusto due info che potreste benissimo leggere da soli su Wikipedia, ma insomma, almeno finché so qualcosa e faccio del contenuto. Eccoci qua. Noi
ce la prendiamo così. Siamo arrivati al primo castello. Là, infatti, già si vede quello di Canossa, che infatti sono veramente molto molto vicini. Eccoci al castello di Rossena, bellissimo alle mie spalle, dietro si vede tutta la pianura. Questo è un castello che è stato edificato agli inizi del 960-950, baluardo di difesa dell'altro castello che dopo andremo a visitare, che è il più famoso castello di Canossa, con una storia veramente intensa. Di questo sono riuscito a trovare tantissime informazioni, a parte che appunto è stato cominciato a essere edificato in quel periodo, passato di mano in mano per un'infinità di tempo fino al 1600 e qualche cosa, dove è stato poi annesso al Ducato di Parma. Ed è stato restaurato, penso, abbastanza recentemente, è integro ed è bellissimo. È sicuramente visitabile, i numeri credo siano abbastanza facili da trovare in rete e ve lo consiglio perché immagino che dentro sia bellissimo. Io sfortunatamente non ci sono mai stato e anche oggi è chiuso. E niente, tra un po' invece andremo a continuare il nostro viaggio per arrivare al castello di Canossa, che è proprio là. Adesso mettiamo via tutto. Facciamo ancora questi pochi chilometri che ci separano e poi ci piazzeremo praticamente su quella sella e da lì riusciremo ad avere una bella vista e non solo del castello, ma anche di tutti i calanchi che ci sono intorno, che sono veramente molto affascinanti. Dai, a dopo. Ciao! Stiamo ripartendo in direzione Castello di Canossa. Eccolo qua che si vede già davanti a noi, alle nostre spalle invece il castello di Rossena. Eccoci! Guarda che spettacolo! Che spettacolo! Bellissimo, bellissimo! Eccoli! Il castello di Canossa. I calanchi, guardate che belli! Wow, sono proprio spettrali, lunari! E guardate, noi eravamo laggiù, il castello di Rossena, la torre di Rossenella. Wow, spettacolare. E ok, eccoci qua al castello di Canossa, o quello che ne resta. Insomma, ne rimane abbastanza poco. In antichità era cinto da tre mura, da tre giri di mura e con un borgo all'interno. Ma poi a un certo punto qualcuno dei suoi nemici decise di raderlo al suolo completamente. La sua storia è complicatissima, è stato iniziato intorno alla metà del Novecento, 1940, un po' prima di quello,
La sua importanza storica, oltre a essere quella prettamente militare, è dovuta al fatto che qui si è consumato un avvenimento di importanza immensa per gli storici, cioè l'umiliazione di Canossa. L'umiliazione di Canossa, la faccio in breve perché poi potete andare a leggere esattamente quello che ho letto io su Wikipedia, è la famosa lotta delle investiture che vede da una parte Gregorio VII e dall'altra parte Enrico IV, che si trova a dover a un certo punto chiedere scusa per una decisione che prese, cioè l'investitura della diocesi di Milano, che la prese lui. Il Papa si arrabbiò e lo scomunicò. E siccome ai tempi per poter gestire un impero, un esercito, qualsiasi cosa, bisognava essere investiti dalla grazia divina, lui, avendola persa, dovette venire nel 1077, mi pare, poi se sbaglio mi corrigerete, dalla notte del 25 fino alla notte del 27 gennaio, girare intorno a questo castello chiedendo di essere accettato alla presenza del Papa. Solo grazie a Matilde poté essere ricevuto, credo venne perdonato e poté tornarsene nel suo impero in Germania, però già le cose erano cambiate, lui aveva perso comunque la fiducia e la stima dei propri principi elettori, per cui gli andò piuttosto male, in soldoni. Poi ovviamente potete leggervi la storia meglio di quanto ve l'ho spiegata io, ma era giusto per darvi una piccola panoramica dell'importanza storica di questo castello. Oggi rimane solo un pezzettino di torrione e poco altro, dall'altra parte c'è qualche bastione. Qua sotto ci sono dei calanchi veramente massicci, impressionanti, davvero, davvero notevoli. Va bene, ok. Per ora è tutto. Questo è l'angolo della cultura di uno che non dovrebbe farla. Ok, ciao, a dopo! E ok, passiamo sotto le mura di Canossa, anche noi a chiedere perdono per i nostri peccati, e che insomma forse noi la scomunica ce la siamo pure guadagnata, però insomma io non è che ci faccio un dramma, non c'ho un impero da portare avanti, nemmeno comunque non mi si incula nessuno, per cui va bene anche così. Mamma mia, guarda che bastione naturale. Per dirvi l'importanza che ha avuto questa cosa nella storia dell'Europa, è che è proprio è un'espressione veramente quasi universalmente conosciuta. Quando qualcuno si deve umiliare e chiedere perdono, ti dice vado a Canossa. C'è proprio un detto in tedesco, almeno io è quello che conosco, ma probabilmente ce ne saranno anche in diverse lingue, perché so che è una cosa veramente universalmente conosciuta. Andare a Canossa vuol dire proprio umiliarsi, chiedere perdono, ammettere i propri errori, anche se forse con l'accezione che sotto sotto lo devo fare, ma non è che ci sono costretto. Sì, mi sembra di ricordare di aver letto da qualche parte che sì, in un discorso di forse Bismarck, che disse noi non ci ridurremo a dover andare a Canossa a chiedere perdono a questi o quegli altri. Mi sembra sia andato tutto bene, un giro molto bello. La strada adesso, se è quella che è giusta, c'è un po' di curvetti. Ok, giusto, polo. Polo densa, qui lo chiamano solo polo, sono amici. Va bene, la strada sembra quella giusta.
Poi, una volta che sono giù, cercherò di inserirmi nella statalona che sarà la Via Emilia, probabile. Io mi sono un po' smanicato, messo via la giacca e la camicia perché stamattina c'era freschino, ma adesso queste nuvole un po' che passano un po' così di sole, è scattata una mega umidità e stavo abbastanza sciogliendomi. Sì, sono consapevole di essere un po' incosciente, stupido a viaggiare con solo la felpa. Sì, è un discorso abbastanza che mi vede sempre assolutamente in torto. Dovrei vestirmi molto più protetto, molto più attento, però a dirla tutta, il modo veramente assoluto più sicuro per viaggiare in moto è la tuta, una tuta integrale di pelle come quelle dei piloti. Sì, cioè, c'è poco da dire, tu puoi mettere la cordura, puoi mettere i tessuti anti quello, ma l'unica vera roba che funziona è quella roba lì. Solo che sì, io devo pensare alla mia sicurezza, ma anche a quella degli altri, perché cioè, metti caso che se io mi mettessi veramente una tuta di quelle, cioè se metti caso qualcuno mi vedesse su questa moto con quella tuta, probabilmente andrebbe fuori strada dalle risate, o gli verrebbe un attacco così forte di risate che andrebbe fuori strada o ci rimarrebbe morto sul colpo. Bisogna anche pensare agli altri. Comunque, mentre pian pianino scendiamo in questi boschetti, scatta la considerazione una e qualcosa. Forse è un po' un'esagerazione dire che c'è qualcosa che si è accanito contro questo mio tentativo di fare del vlogging. Perché? Perché ad aprile ho avuto dei problemi in famiglia, salute della mamma, e adesso fortunatamente sto meglio, anche se sono sempre molto spaventato e preoccupato, e insomma sono stato parecchio a Milano. E poi insomma, quando ho detto vabbè dai, anche appunto per scaricare un po' di tensione, ci vanno un bel po' di paio di girettoni così, e ha cominciato a venire il diluvio universale, cioè una roba. Tutti voi sapete che cosa è successo, per cui per tutta praticamente tutto maggio non c'è stato modo di fare un giro, anche quando un po' il tempo si è aggiustato non mi sentivo di andare in giro per strade, non solo per la mia sicurezza ma anche proprio moralmente. Ovviamente c'è la gente che è in difficoltà con insomma fango, cose, parecchi problemi, per cui ho desistito dall'intento. E adesso un po', anche se rimane un po' il cielo sempre un po' così molto variabile, molto all'inglese, 5 minuti buono, 5 minuti no, adesso comincio a farmi un giro al giorno, recupero. Niente, appena l'ho detto, crack! Mi è partito il ginocchio. Io adesso, cioè, generalmente quando il mio corpo fa crack è perché ho fatto qualche cagata, ma a sto giro vi giuro che non ho fatto assolutamente niente. Mi sono svegliato e il ginocchio era craccato come un programma. Non ero in grado di camminare nemmeno per 5 metri.
primi giorni proprio ero proprio messo male. Poi uno dice: ah, bravo, c'è il ginocchio sfatto e te ne vai in moto. Ti dico la verità, guarda, cioè questa posizione in cui adesso io sto in moto è la roba che mi dà meno fastidio in assoluto. Come vedete, la mia gamba è pressoché stesa. Col piede destro non ho particolari problemi a premere il freno, peraltro non uso tantissimo, al contrario della macchina, che invece dopo 10 minuti, ma nemmeno dopo 5 minuti, che sto a continuare a freno, l'acceleratore pigiato, cioè dopo 5 minuti vedo i sorci verdi. E in più la gamba è un po' più piegata, è in un angolo meno steso di questa, e proprio mi fa male, molto male, molto brutta situazione. Ho già fatto un paio di live e sono riuscito a farli semplicemente perché ero imbottito di antinfiammatori, antidolorifici. Cioè, stare un'ora in piedi a fingere di muovermi su un palco ce la posso fare, ma tipo il giorno dopo mi devi trascinare perché non sono in grado veramente di appoggiare la gamba. Perciò sì, adesso vediamo un po' cosa succede. Ho fatto questa settimana una bella risonanza magnetica, che devo dire che fortunatamente non mi hanno messo dentro il tubone. Era passato un bel po' da quando ho fatto l'ultima. Una volta proprio era, cioè, tubone, sembrava di entrare in un cilum gigante. Tu eri la uedra. E niente, per cui aspetto questi esiti. Vedremo. Ok, siamo comunque scesi, come vedete. Non ci sono più colline intorno a noi, siamo nella Bascia, stiamo arrivando dalle parti di Sassuolo, che mi pare già in provincia di Modena, non ne sono sicuro. You were right. Molto molto titubante stamattina, e dire ma sto facendo una cazzata, andare in giro con sta gamba così. Metti caso che mi trovo in una strada strettissima e devo fare inversione, per cui vuol dire spostare la moto avanti e indietro, sulle gambe. Preso un po' coraggio e via, e siamo partiti. Perché? Perché devo fare contenuti. No, dai, io mi ci sto impegnando in sta roba. Vorrei veramente riuscire a fare qualcosa, insomma. E qua siamo nella mega bassa industriale, zona Ferrari, Maranello. Qui è tutto un Ferrari. Mi pare, se non mi ricordo male. Allora, una cosa, questa cosa del condividere, bla 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 bla, eccetera eccetera. Insomma, è anche a doppio senso. Io cerco di condividere queste esperienze e mi piacerebbe che la gente mi facesse sapere un po' cosa ne pensa, qual è il suo punto di vista, consigli su che cosa, come migliorare, su che cosa fare. Io ben volentieri. Dai, è stato un bel giro, breve ma intenso. Spero di non avervi intristito o annoiato con le mie vicissitudini personali. Adesso giusto passiamo proprio davanti casa e ci sono un paio di condizioni
della strada, giusto per farvi capire cosa cazzo è venuto giù da queste parti. Guardate lì, quelle macchie là, sono tutta la roba che è venuta giù dal costone. Guarda qua, che buchi. Questo si è trovato probabilmente la frana in casa. Anche qua è venuto giù di tutto. Fortunatamente adesso è tutto abbastanza risolto. Fine del giretto. Molto carino secondo me. E niente, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio, che non voglio anticipare nulla, ma voglio andare in un posto molto molto bello, proprio notevolissimo, molto particolare, e questa volta faremo anche gli interni, per cui ci aggiorniamo alla prossima. Ciao, statemi buona, a un gran ciao.